ha festeggiato 80 anni appena due giorni fa, abbracciato dal mondo del pugilato a Roseto degli Abruzzi in occasione degli Europei Juniores. Due giorni dopo Nino Benvenuti, campione olimpico dei welter a Roma 60, ha gettato tutto il mondo sportivo italiano nell'ansia per una febbre altissima che ieri sera ha costretto i familiari a farlo ricoverare per controlli. C'è stato tanto spavento e molta tensione per il grande campione del pugilato, che è arrivato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata, a Roma, ed è stato sottoposto d'urgenza ai primi accertamenti. I medici, dopo il ricovero, avevano subito escluso il peggio e stamane, dopo una notte di ricovero, le condizioni di Benvenuti sono in netto miglioramento. Stamattina è stato sottoposto a un TAC e i medici domani proseguiranno con gli accertamenti per quello che pensano si sia trattato un attacco di colecisti unito a uno stato di stanchezza per tutte le iniziative di questi giorni. Ora sta riposando, con lui c'è la moglie. I medici hanno già detto che dovrà rinunciare ad impegni ed attività varie per un periodo ancora imprecisato. In effetti la stanchezza e i dolori all'addome e la febbre alta, che hanno spaventato tutti, sono iniziati proprio poco dopo il ritorno di Benvenuti a Roma, giovedì, da Roseto degli Abruzzi. C'è ottimismo, ma probabilmente Benvenuti, campione del mondo dei super welter e dei medi sia nella UBA che nella WBC, non potrà essere più tanto attivo e disponibile per iniziative varie. Il riposo sarà la migliore medicina.